inventiamoci qualcuno, perché ci spacca di lui, ci spacca il culo a... Allora partiamo così con lo Yeti, un attimo lo schiavo che avevo fatto ieri. Ma chi che mi ha chiuso la porta? Le... Scarso di merda. Di solito. No, lo scarso di merda che... Ma che vuoi? Fa lo spiritoso del cazzo. Allora, carne zotte, sai? Quanta che non qua. Amo, ti metto l'arco leggendario dentro nella tua cassa. Non guardarmi. Non guardarmi? Come non guardarmi? Ah, nuda. Devo... Allora... questo... Ciao, Yuri! Ho due cuori da mettere. Ciao, Yuri! Salve. Allora, ciao. Il piacente della coppia cazzo o dell'aggiornamento? No, della coppia. Ah, ok, ciao. Yeah. Scarsissimo. Corri, scappa, c'è Nemesis. Il buio. Mi viene gli sbirulini del buio, non mi ricordo la parola. Gli eredi del buio. Sbirulini del buio. Ma perché gli sbirulini? Cioè gli eredi, gli sbirulini. Cioè non c'è neanche un'assonanza fonetica di mezzo. No! Il tuo cervello probabilmente c'è, non lo so. Allora, poi dopo. Carso, vado a farmi un panino. Io sono questa. Ma basta, Brediconi. Sei solitario pure tu, cazzo. Una panetteria è quella casa ormai. Perché una panetteria? Brediconi, pane e panini. Tutte le sere si fa un panino. Comunque, Ste ha detto sì, il video funny. I mercati. Il sindaco di Codogno, che non ha potuto decidere per se stesso di no, era contrario, ha invitato tutti gli ambulanti a non presentarsi. Stamattina la piazza era vuota. Godo. Perché lui non era d'accordo. Ma è giusto, porco Dio, che cazzo fa il mercato, Dio cane? Che dove ci vanno quasi sempre le persone anziane, poi oltretutto mongoloidi, al mercato? Perché chi è che c'ha tempo andare al mercato? Di solito gli anziani che sono a casa in pensione. La gente cerebrolesa, Dio cane. Porco Dio. No, Madonna, Yuri, ma non mi puoi dire come i mongoloidi che sono scappati. Hai già capito. Come i mongoloidi che sono scappati da Milano, manco ci fosse l'apocalisse zombie, Dio caro. Proprio no. Madonna, io veramente dobbiamo estinguerci tutti, Dio caro. Meritiamo l'estinzione. Beh, tanto se guardi la purificazione tra volte. Che cazzo? No, è finita l'acqua, Dio. Comunque Vane, Yuri ha detto che Vanessa non arrabbiati, ma io mi sono da poco mangiato tre uova ad occhio di bue, confette di bufala e confette un panino di rustico. Confette di bue. Un panino? Rustico. Panino rustico vuol dire che era fatto integrale coi semi? No, buon figlio. Stasera ho mangiato da far schifo anch'io, quindi lasciamo perdere. Ma sono andata a camminare oggi, andrò a camminare anche domani. Non ci posso andare dopo domani, ma recupererò venerdì, sabato e domenica. No, venerdì no, che devo andare a prendere William. Sabato e domenica. Sabato e domenica. Non ce la faccio. Anche perché ho una gabba gonfia, quindi devo muovermi, ci devo camminare, se no non si sgonfierà mai più. Hai una gabba gonfia, eh? Io veramente. Mm-hmm. Fossi io a decidere. Punto. Ok. Allora uno si fa lo spesone per due settimane in casa, uno si compra 50 pacchetti di sigarette per stare in casa. O un pacco di preservativi nel caso. Tutti, scanniamo il coccodrillo. Il coccodrillo, ti do la chiave. E io che ho detto prima, ma perché non mi cagava nessuno? Madonna bestia, madonna. No? Vabbè, no, si chiama? No. È coronavirus? Pestato! Guarda che fa male questo qua, eh. Il coccodrillo non fa male. Gli voglio la testa. Aia! Perché i yeti non attaccano tutti? Aia! Ok, qui sono mongoli. Io ho dovuto mangiare la città, non lo sapevo. Ma che cazzo fa? Fa jogging. Ma cosa sta facendo? Deficiente, ignorante. Sì, adesso è laggiù. È scomparso. Guarda.
tu sei veramente un coglione. La vergogna della tua razza. Accendiamo? Sempre tre teschi. Tre teschi, eh? Tre teschi, è come l'altro della cava che questa. Ma va fanculo, sono in acqua. Sono sopra? Attenzione! Cavalco, no, quella è l'altro gioco. Aia! Va giù. Mamma mia. Va giù. Il molare sono dietro. Un incisivo. Io che ha detto. Attenzione. Guardatelo. Guardatelo. Ma perché? Ma perché? Attenzione. Il capriolo volante. Pull. Un piccolo passo per l'uomo. Un grande passo per i caprioli. Vediamo chi lo prende. Chi lo prende 50 euro? Sotto il cazzo di ste cazzo. Ciao! Addio! Arriva! Non arrivo io un attimo. Ha aggratto tantissimo me. Non aspettate mai. Aia! Devi dare. Ma che fa male questa, eh? Sì, sono pure avvelenato, oddio. Ah! Che malta come la fa? No, questa qua avvelena rischia di morirci malissimo. Non rimanete mai come un mio papà, solo la volta più. Aia, sono incastrato. Cosa che muore prima lei però? Porca puttana, l'anima del ragno! Ma sai che non sta prendendo danno? Sì, a metà. Ma io non vedo che prende danno. Guarda in alto. No, io vedo la sua vita ferma. È morto. Livellato ancora. Fermi, fatti magari aggrare. Porca no, puttana, sono in alto. C'hai più rega, venite qua. No, dove sei? Sento un cazzo! Corri dietro, salta su quel... dietro. Mamma mia. Porco! Sono vivo. Devo togliermi l'armatura. Ah, ce l'ho fatta! Figlio di puttana! Oh, qua si imparano le armi d'osso, eh. Ha imparato nuovi talenti, scudo di drago delle armi. Ma non sappiamo dove sei. Dov'è qua, Stefano? Mannaggia la puttana! Dietro il culo delle... Sono dietro il culo del figlio di puttana che c'è in mezzo al cazzo di porco di Ma sei giù all'ultimo livello, sei? Sì! Oh, dillo! Per me è chiara questo. Porco di... ma male, quasi sciottato, via. Figa. Aspetta, fammi prendere la... Ma ha preso tantissimo col fuoco, raga. Non fatevi assolutamente prendere col fuoco se non avete fuggito. No, mi ha preso, non so come nemmeno. Zitti. Aia, prova a prendere me. Figa che allungo. Figa, raga, dove siete? Non mi trovo. È meno vita. Abbiamo fatto il mini boss, mi sono fatto male. Aggratto me. Aglio! Madonna, che coglioni! No, sta caricando l'elefante. No. Lo vedi? Giù. Io. Mezza vita. Oh! No. Aia! Sì, pure due elefanti mi caricano! È la fine! Siamo lì, è qui, eh! È tornato! È tornato? Come in casa? Guarda. In casa! Dov'è? È qua! Coglione! Non entri dal cancello, entri in casa! Porca puttana! No, vabbè. Testa di cazzo! È uscito al primo colpo di casa, eh! Fuori! Adesso sta cogliendo. Vanessa, prendi del grasso e strofinacci. Lo Yeti così passa meglio nel buco. Perché? Comunque ho qualcosa da fare per domani. Questa cosa che mi va la testa dentro il cuscino. Come? Micchi, non ho capito che hai detto. Quanto ce l'avessi con Stefano? Provi ad andare sui ghiacci.